Vuoi fare un investimento certo e conveniente per la tua attività? Prova Radio SF, pubblicità mirate e su misura. Chiamaci allo 0324 45 723 e troveremo insieme la soluzione giusta per te. Radio SF, risultato certo. Radio SF, informazione locale. Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori, benvenuti, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale. Vediamo insieme i titoli. Parleremo di rifiuti verso una gestione coordinata di quadrante, la sospensione del forno inceneritore di Mergozzo, quanto emerso nella conferenza stampa di ieri presso la sede provinciale. A proposito di rifiuti, il PD al comitato Rifiuti Zero dice collaboriamo. E ancora, il senatore della Lega Nord Enrico Montani ha presentato un'interrogazione per capire quali sono le intenzioni del governo Monti in merito al problema dei ristorni dei frontalieri. Parleremo ancora di bilancio, domani vi ricordo in consiglio provinciale si tratterà il tema del bilancio provinciale, ma noi quest'oggi parleremo invece del bilancio di Piedimulera, lo faremo con il sindaco Giammauro Bertoia. E ancora, l'assemblea degli associati di Arsuni VCO ha approvato il bilancio e ha confermato alla presidenza il dottor Giulio Gasparini. Parleremo anche del piano straordinario per l'edilizia scolastica Marinello, un intervento di cui andare orgogliosi. Ipertrofia prostatica benigna, il medico di medicina generale tra teoria e sala operatoria, 22, 25 e 29 giugno, si parte da Domodossola domani. Ancora, il centro di salute mentale con il progetto La testa tra le nuvole collabora e approda a Letteraltura 2012. Ma come anticipato parliamo di rifiuti, una gestione coordinata di quadrante, la sospensione del forno inceneritore di Mergozzo. Il consiglio provinciale domani sarà chiamato ad esprimersi, raccolta differenziata, il VCO è oltre il 69%, superando quindi l'obbligo del 65% per questo 2012. Un'organizzazione di quadrante, dicevamo, a cui giungere attraverso un protocollo di intesa che le province interessate stanno perfezionando, un protocollo volto alla gestione coordinata dei rifiuti che ha come presupposto l'attuazione di iniziative finalizzate alla riduzione del quantitativo medio di produzione pro capite di rifiuti, massimo 500 kg per abitante per quanto riguarda il 2015, si dovrebbe arrivare a questa cifra, con azioni che limitino il consumo di imballaggi e di materiale non biodegradabile, oltre all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla norma nazionale e dalle linee guida regionali. Il Verbano Cusiossola, come vi dicevamo, in questo senso ha raggiunto un risultato ragguardevole con una media di raccolta differenziata del 62,2% nel 2010 e, stando ai dati COUB, del 69,74% nello scorso anno, a fronte del 65% quale traguardo, per il 2012. La bozza di protocollo in via di definizione che le altre tre province di quadrante stanno preparando e che sarà sottoposto al voto del Consiglio provinciale nella seduta del 22 giugno, sia di domani, prevede la presenza nell'ambito territoriale ottimale 1 di almeno un impianto di tecnologia complessa, la cui ubicazione verrà individuata d'intesa con la regione come prevista dalla legge regionale. Per ciò che riguarda in modo specifico l'impianto di termodistruzione dei rifiuti nella nostra provincia, sempre al Consiglio provinciale nella seduta di domani verrà chiesto di esprimersi sulla sospensione della sua attività entro la fine del prossimo luglio. E nella bozza di protocollo è stata prevista l'ipotesi di adeguare e rifunzionalizzare parte delle strutture dell'impianto per il trattamento della frazione organica attraverso un impianto di biogas. Ma per saperne di più abbiamo sentito ieri, al termine della conferenza stampa, l'assessore provinciale competente Lucio Pizzi. Prima di tutto mi permette di dire che noi venerdì portiamo in consiglio provinciale la delibera di indirizzo di sospensione del forno inceneritore di Mergozzo. È un forno obsoleto, questo è un dato conclamato, con dei costi di gestione enormemente superiori alla norma. Quindi abbiamo due dati ben chiari in mente, prima di tutto il miglioramento della tutela ambientale e poi il rispetto dell'economia di scala.
Dopo la delibera di indirizzo spetterà all'Ato COB individuare, e c'è già un'indagine di mercato chiaramente che è stata commissionata dalla provincia, individuare il sito economicamente più conveniente rispetto alle esigenze della nostra provincia. La scelta, assessore, tra Parona e Vercelli. Sì, diciamo che ad oggi l'indagine di mercato ci dice che le proposte migliori economicamente sono arrivate da queste due zone. E devo dire che soprattutto il dato che è economicamente più interessante per tutti i cittadini della provincia del VCO è che tutti i comuni hanno la voce verde, cioè tutti i comuni spenderanno meno di quello che spendono oggi rispetto alla tariffa di smaltimento al forno inceneritore di Mergozzo e spenderanno molto meno di quello che spenderebbero se il forno fosse mantenuto in vita per un periodo di 3-5 anni, anche perché i costi di adeguamento rispetto all'AIA porterebbero un investimento obbligatorio di almeno 3 milioni di euro. E comunque l'attività del forno di Mergozzo sarà sospesa a partire dal 1 di agosto. Allora, dal 1 agosto, come abbiamo detto, l'attività verrà sospesa. Nel protocollo d'intesa del quadrante, il nuovo atto 1, così come previsto dalla legge regionale 7 del 2012, abbiamo chiesto di inserire, diciamo, una finestra che preveda la possibilità di valutare la riconversione di parte delle strutture edili in un impianto a biogas, chiaramente nel rispetto poi del piano d'ambito e delle normative PAI. E in conferenza stampa è stata affrontata anche la questione che riguarda il futuro dei 26 dipendenti impiegati nel funzionamento dell'impianto di Mergozzo e non solo, ma anche della situazione finanziaria dell'azienda. Sembrerebbe ci possa essere uno spiraglio, ma a proposito sentiamo il presidente del Conservicio Campanini. 26 dipendenti del forno sicuramente non perderanno il proprio lavoro, avranno mansioni diverse in quanto il forno chiude. La società Conservicio, tutto il consiglio di amministrazione, ha già svolto diversi incontri con i sindacati, c'è un piano di ricollocazione del personale che è ormai in fase di approvazione, insomma quasi approvato. Avremo ancora un incontro con i sindacati lunedì mattina, ci sarà appunto un potenziamento dell'ufficio tecnico in cui cercheremo anche di vendere dei servizi ai comuni soci, un potenziamento dell'ufficio raccolta e appunto della raccolta stessa, si cercano nuovi servizi anche con i comuni e la creazione di una nuova officina, pur mantenendo la convenzione con il Ministero dei Trasporti, ma creare una nuova officina, tutto nell'ottica di esternalizzare il meno possibile e tenere all'interno tutti i lavori. Un'altra questione che sembrerebbe in via di definizione è quella della difficoltà economica. Sì, per questo colgo anche l'occasione per ringraziare il Presidente della Provincia per l'interesse che ci ha messo. Una banca del territorio, siamo in fase di definizione, adesso chiaramente non voglio sbilanciarmi perché c'è una trattativa in corso, ma la banca si è mostrata interessata. Anche qui su questo parleremo con i sindacati, ci sono i dipendenti che hanno due assemblee per appunto informare sulla situazione. Gli stipendi di giugno non sono a rischio e quelli di luglio, se andrà in porto questo fido temporaneo con la banca, non saranno a rischio nemmeno quelli. È chiaro che però in futuro non potrà più ripresentarsi una situazione di questo tipo. Conservicio vanta circa 7 milioni di euro di crediti scaduti, in gran parte i crediti provengono da COB, 4 milioni e 7, e COB ha detto di avere uno scaduto di 4 milioni e 4 di ruolitia per 4 anni che va necessariamente recuperato, perché questo per il momento è solo mettergli una pezza. E a proposito di rifiuti, il Partito Democratico al Comitato Rifiuti Zero dice collaboriamo. Il Partito Democratico ha posto il tema del ciclo integrato dei rifiuti tra le sue priorità già da 2 anni ed in passato ha promosso azioni amministrative provinciali che hanno portato questo territorio ad essere tra i più virtuosi in tema di raccolta differenziata. Scrivono dall'ufficio stampa del Partito Democratico provinciale, per noi non si tratta di un problema ma di uno
opportunità che il territorio deve sfruttare, pur consapevoli delle difficoltà che potranno esserci con la chiusura del forno inceneritore di Mergozzo, ribadiamo, semmai fosse ancora necessario e con il rischio di apparire ripetitivi, che siamo assolutamente d'accordo con la chiusura, prospettiva già individuata dall'amministrazione Ravaioli, la quale, a differenza dell'attuale amministrazione, aveva un progetto chiaro per il VCO. Non può quindi che farci piacere il fatto che anche nel VCO sia nato il Comitato Rifiuti Zero, continua il comunicato PD, con il quale intendiamo coordinarci e confrontarci, così come stiamo facendo con tutti gli attori, partiti, le istituzioni, i sindacati, il mondo delle imprese e delle professioni, gli operatori, i cittadini, per perseguire un obiettivo che non solo è raggiungibile, ma che sarebbe colpevole ignorare. Venerdì il Consiglio Provinciale si dibatterà proprio di questi argomenti. Finalmente, dice il PD, l'amministrazione Nobili svelerà le sue linee programmatiche, le linee programmatiche che questo territorio, su questo territorio si dovrebbe impegnare e concretizzare. Ma domani in Consiglio Provinciale si parlerà anche di bilancio, noi vi riferiremo domani su questo tema, ne abbiamo parlato con l'assessore Marcella Severino, domani mattina nel nostro giornale sentirete quali sono i numeri di questo bilancio, un bilancio tecnico che ha avuto anche difficoltà nell'essere redatto. Ma a proposito di bilancio, invece, è stato approvato il bilancio a Piedimulera, sentiamo il sindaco Gianmauro Bertoia. È stato approvato il bilancio, uno dei primi lavori cantierabili a sostituzione della copertura delle scuole elementari, anche perché la dobbiamo per forza fare durante la pausa estiva, le scuole sono chiuse. È un lavoro di circa 70.000 euro che vede la sostituzione del manto di copertura, come dice, è oltre 30 anni che è su, e quindi è giustamente ora di pensarci. È un progetto che è stato realizzato anche grazie a un cospicuo contributo della provincia del VCO, e quindi assieme riusciamo a dare a quest'autunno, quando inizieranno le scuole, una degna copertura dalle nostre scuole. Diciamo che all'interno del bilancio vede un progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte della sostituzione delle lampade tradizionali con i LED per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Si tratta delle vie principali che entrano in paese, quindi dalla via Moechina, la via Roma, la via Martiri della Libertà, 163 pali che verranno oggetto di una sostituzione, mettendo a punto le lampade a LED. Dobbiamo riscontrare un enorme successo della casetta dell'acqua. Personalmente non pensavo veramente che il primo mese destasse così interesse e ci fossero questi risultati. Ad oggi, dopo circa 20 giorni di apertura, siamo oltre 500 litri al giorno, quindi per un piccolo comune come il nostro 500 litri al giorno vuol dire che la cosa è stata azzeccata, la gente è interessata, c'è un risparmio delle famiglie, c'è un risparmio anche per quanto riguarda la produzione di plastica delle tradizionali bottiglie che poi vanno buttate nell'immondizia. Quindi diciamo che anche questo piccolo obiettivo è stato centrato. Il senatore della Lega Nord Enrico Montani ha presentato un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al ministro degli Esteri e dell'Economia e Finanze per capire quali sono le intenzioni future del governo Monti in merito alla risoluzione del problema dei ristorni dei frontalieri e alla richiesta del Canton Ticino di abbassare il tasso dei ristorni al 12,5%, percentuale pari a quella prevista nell'accordo concluso dalla Svizzera con Vienna sui lavoratori austriaci, che significherebbe un taglio di ben 26 punti percentuali che andrebbe ad incidere in modo insostenibile sulle comunità di frontiera. I comuni al confine con la Svizzera, ha commentato Montani, nel corso dell'ultimo anno hanno patito il taglio dei ristorni imposti dal Cantone Ticino. Il gettito totale ammonta a 54 milioni di euro l'anno, ridistribuiti tra 400 comuni di confine. Per i comuni della provincia del VCO parliamo di 4 milioni 815 mila euro, una cifra irrinunciabile, senza la quale i sindaci, non solo della nostra provincia, come hanno già annunciato, rischierebbero di non poter più assicurare molti servizi ai cittadini. Vorrei sapere, scrive Montani, quali iniziative intenda assumere il governo per riuscire a risolvere una volta per tutte questo problema, dando così fiducia a quei comuni che dipendono in larga misura da questa forma di trasferimenti, visto anche i continui tagli che proprio a Roma si continua a fare. Inoltre, ha proseguito l'esponente del Carroccio, c'è l'intenzione da parte del Canton Ticino di ridurre la percentuale di
tasso dei ristorni, dicevamo, al 12,5%. Questo comporterebbe un'ingente riduzione del gettito trasferito ai comuni. Qual è l'atteggiamento del governo in questa materia? Ho anche richiesto, conclude Montani, se non è prevista la nomina di un rappresentante delle regioni italiane interessate dal movimento transfrontaliero, in particolar modo Lombardia e Piemonte, nell'ambito del gruppo di pilotaggio che abbia come fine quello di arrivare ad una nuova determinazione del tasso di storno della fiscalità frontaliera, sicuramente diverso da quello fissato nell'accordo bilaterale italo-svizzero del 1974, ma che soprattutto non risulti pregiudizievoli nei confronti dei comuni di confine. E parliamo ora ancora una volta del polo integrato per il welfare. Ribadisco la posizione già espressa lo scorso febbraio, quando con i presidenti dei comitati INPS, INAIL, Reggiori e Caretti abbiamo promosso azioni per sostenere il progetto di un polo integrato del welfare che abbia costi di gestione ed elevi quindi il livello dei servizi degli enti previdenziali attraverso una riorganizzazione già prevista dal decreto ministeriale del marzo 2011. Questo anche alla luce della fusione di INPDAP ed INPS stabilita lo scorso dicembre dalla legge Salva Italia, una posizione che il Presidente del Consiglio regionale Cattaneo condivide, come risulta dalle sue recenti dichiarazioni, un obiettivo dunque da conseguire facendo squadra a livello territoriale, anche in vista di un riassetto amministrativo delle province. Queste sono parole del Presidente Massimo Nobili, ma sul riassetto delle province vi parleremo domani. Dicevamo che fa sapere Nobili di aver promosso insieme al Presidente Cattaneo presso la sede provinciale il prossimo lunedì 9 luglio un confronto sull'argomento a cui verranno invitati, oltre ai dirigenti INPS ed INAIL, ai presidenti dei rispettivi comitati consultivi, il prefetto, le associazioni di categoria, Camera di Commercio, organizzazioni sindacali, parlamentari e consiglieri regionali del VCO. L'obiettivo, prosegue Nobili, è quello di mantenere sul territorio servizi così importanti, soprattutto per un tessuto imprenditoriale che deve trovare la via d'uscita sulla crisi e occasioni di rilancio. Serve dunque un'azione incisiva e corale per mantenere sul nostro territorio una completezza di servizi. Questo anche nelle ipotesi di quell'autoriforma delle province attraverso una revisione delle loro dimensioni ottimali che pare prevalere dopo il colloquio UPI e governo di ieri. Per quanto riguarda l'ufficio INAIL di Domodossola, la prosegue Nobili, è evidente che nonostante il declassamento dello scorso anno della sede di Gravellona Toce non possa dipendere da Novara ma debba tornare sotto la giurisdizione della sede del VCO. Vi è poi il problema, conclude il presidente della provincia, di trovare per questo ufficio uno spazio alternativo dato che l'attuale risulta troppo oneroso. E a proposito, vi ricordiamo questa mattina l'argomento verrà trattato anche presso la sede dell'Unione Industriale di Verbania sulla conferenza stampa che si terrà, vi riferiremo poi domani. E parliamo di Arsuni VCO. Lunedì scorso 18 giugno presso il Collegio Rosmini di Domodossola si è tenuta l'assemblea degli associati Arsuni VCO. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2011, il bilancio di esercizio che ha chiuso in leggero attivo, e poi il rinnovo delle cariche associative per il periodo 2012-2014. È stato riconfermato presidente il dottor Giulio Gasparini, designato dalla provincia, e alla vicepresidenza l'ingegner Franco Ottinetti, designato invece dall'Unione Industriali, con la nomina del collegio dei revisori dei conti Riccardo Petroni, presidente Maurizio Zigiotti e Gian Mauro Calligari, componenti effettivi. Si è quindi conclusa l'assemblea. Va evidenziato che tutte le cariche associative svolgono le funzioni attribuite loro dallo statuto in maniera totalmente gratuita. Ricordiamo che il consiglio direttivo rimarrà in carica sino al 2014.
Il vicepresidente del gruppo regionale della Lega Nord, Michele Marinello, presidente della commissione regionale sull'edilizia scolastica, sottolinea l'importanza del piano da 40 milioni di euro per la messa in sicurezza e la ristrutturazione delle scuole piemontesi. La prima fase di questi interventi aveva già portato a fine aprile ad individuare progetti per quasi 13 milioni di euro ai quali la nostra regione ha dato concreto supporto, ha detto Marinello. Ad esempio, nel VCO abbiamo visto finanziati i lavori a 4 strutture, ossia Macugnaga, Ornavasso, Villa d'Ossola e Malesco, per più di 500.000 euro. E parliamo ora della partecipazione del Centro di Salute Mentale a Letteratura 2012, La testa tra le nuvole, una mostra di pittura sulla montagna curata da persone che in montagna vivono e spesso vanno a piedi. Un'esposizione di opere pittoriche realizzate, come vi dicevamo, all'interno del laboratorio pittorico del Centro Diurno di Verbania e seguirà appunto questo primo percorso di letteratura da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio presso l'hotel Il Chiostro. Ma sentiamo il curatore del progetto. La testa tra le nuvole era un tentativo, non so se è riuscito, di coniugare appunto il tema di letteratura, che è appunto la montagna e il nostro territorio montano, con quello che è un po' lo spirito del laboratorio d'arte qua dentro nel centro di salute mentale, cioè una dimensione dove la testa può vagare, può spaziare, può trovare modi diversi di espressione che non siano la parola, ma appunto quelle molto più spontanee, istintive, del colore, del pennello, del disegno, eccetera. Da 12 anni questo laboratorio è attivo e cerchiamo sempre di agganciarci al territorio, alle iniziative che ci sono con mostre. Abbiamo collaborato col Paolo Pini di Milano, con Gallerie d'Arte di Verbania e non solo, eccetera. Quest'anno ci è venuta questa idea, appunto, visto che tutte le persone che afferiscono al nostro servizio abitano sul territorio, che è un territorio fatto di montagne, di lago, conoscono le montagne, le praticano, eccetera, e abbiamo pensato di proporre alla letteratura di ospitare i nostri lavori. Quindi sì, una parte del lavoro fatto quest'anno è stato dedicato alla montagna. Chiaramente, come tutte le cose, anche la montagna è un pretesto per dipingere, per esprimere proprie personali visioni. Ecco, una proposta lanciata a letteratura che è stata accolta dall'associazione. Sentiamo a proposito il presidente Giovanni Margaroli. Noi siamo molto felici di questa collaborazione, riteniamo che la cultura sia terreno di integrazione, apprezziamo moltissimo il lavoro che il Centro Diurno fa, che oltre a tutto questo è molto coerente con la logica con cui ci siamo sempre mossi, che è quella di trovare, costruire reti di relazioni anche con altre realtà e con altre associazioni che operano sul territorio. Quindi siamo felici di questa iniziativa. Il laboratorio di pittura del Centro Diurno di Verbania è uno spazio aperto, come diceva il curatore dell'evento, da più di 12 anni, con l'obiettivo di consentire la libera espressione artistica e la socializzazione di utenti a carico del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi una terapia che va oltre la solita, quella farmacologica. A proposito, il direttore sanitario dell'ASLA VCO, il dottor Francesco Garuffi, ma nell'ambito della conferenza stampa è stato sottolineato che dopo Verbania e Omegna anche Domodossola breve avrà un laboratorio di pittura in collaborazione con l'associazione Quant'Arte. Il Dipartimento di Salute Mentale ormai sono da anni che nell'ambito dell'attività riabilitativa porta avanti una serie di laboratori di arte terapia e non soltanto. Abbiamo avuto modo di vedere qualche settimana fa l'esperienza fatta con il lavoro teatrale. L'arte terapia in particolare è un'iniziativa che da parecchi anni viene svolta nei laboratori della nostra azienda all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, e ricordo che all'ingresso dell'ospedale sono presenti dei quadri che magari, se uno guardare in piccolo c'è anche scritto sotto, ma è una scelta che abbiamo fatto un po' di anni fa di
decorare l'accesso del nostro ospedale con i quadri dei pazienti che avevano effettuato questi, avevano prodotto questi quadri all'interno del dipartimento. Ci sembrava una cosa molto bella dal punto di vista proprio dell'accoglienza all'interno della nostra struttura, far vedere come l'ospedale non è soltanto un luogo di sofferenza, ma è un posto aperto, aperto alla gente, aperto alla città e aperto anche ad altri aspetti che non sono proprio quelli classici terapeutici, anche queste forme d'arte sono sicuramente qualcosa di diverso. Ma l'incremento della vita media rende sempre più frequente l'insorgere di patologie degenerative come quelle a carico della ghiandola prostatica, che sono tra le malattie più frequenti nel maschio over 50. Già ora si stima la presenza di ipertrofia prostatica nel 40% dei cinquantenni e nel 90% dei novantenni. E in Italia ciò costituisce la seconda causa di prestazione sanitaria dopo l'ipertensione arteriosa. È dunque presumibile un costante incremento di problemi alla prostata. Per venire incontro alla necessità di affrontare tra i medici di medicina generale le novità e gli argomenti terapeutici in materia, la struttura di urologia dell'ASL VCO, il suo direttore, dottor Danilo Minocci, ha organizzato un corso formativo che integra teoria e presenza attiva in sala operatoria. Il corso inizia domani con una sessione teorica dalle 18 alle 21.30 che raccoglie tutti i partecipanti presso il Palazzo Mellerio a Domodossola, ai quali saranno comunicati dai relatori tutti gli ultimi aggiornamenti scientifici in tema di ipertrofia prostatica benigna. I medici di medicina generale iscritti al corso, sono accettate le prime 15 richieste di partecipazione, saranno poi divisi in due gruppi, chiamati ad assistere e partecipare agli interventi chirurgici compiuti nel nuovo blocco operatorio del San Biagio. Il primo gruppo assisterà agli interventi dei dottor Minocci e Rosa e della dottoressa Maso nella mattinata di lunedì 25 giugno. Il secondo gruppo invece sarà presente agli interventi nella mattinata di venerdì 29 giugno. Siamo a Crodo, non assegniamo l'alloggio popolare con un bando, lasciamolo disponibile per i terremotati emiliani. La proposta è arrivata dal gruppo di minoranza del comune di Crodo in riferimento alla delibera del 22 maggio scorso riferita a indizione concorso per assegnazione di alloggio comunale in località Cravegna. Chiediamo, dice la minoranza, la sospensione di tale concorso e di mettere a disposizione delle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna l'appartamento libero. Crediamo che questo gesto sia poca cosa rispetto alle grandi problematiche causate dal terribile evento, ma che riveste comunque un importante segno di solidarietà, di esempio e per altri enti o privati, conclude la minoranza. Siamo alle previsioni del tempo, il tempo più soleggiato e caldo, qualche un'acquazione in montagna nel pomeriggio, ma dovrebbero essere queste giornate ben soleggiate. Vi ricordo alle ore 10 l'appuntamento con Io Cittadino, con noi come di consueto Agostino Sabatini e Giuliana. Grazie per aver seguito il nostro appuntamento, buon proseguimento. C'è un'auto destinata a fare strada, fino a 1350 km con un pieno. Citroen C3, l'unica con tecnologia microibrida e HD e solo 87 grammi di emissioni di CO2 per chilometro. Citroen C3 Limited da 8.990 euro e sulla gamma Citroen diesel al prezzo del benzina. Ti aspettiamo nelle nostre concessionarie, le migliori d'Italia secondo Interauto News. Info su citroen.it. Visione e prova presso la concessionaria Autosprint, via Giovanni XXIII a Domodossola.